Salve, sono su CentOS ed è basato su Xubuntu LTS. E questa distribuzione graficamente ricalca Windows 8 e potete anche impostarla con altre soluzioni riguardo Windows, parlando sempre graficamente. L'ambiente grafico lo preferisco a tutti gli altri, lo sapete benissimo, il mio favorito è XFCE. Il pannello è nella parte sotto della scrivania. Come vedete c'è un conchi che vi indica l'orario con i secondi e questa linea che praticamente scorre appunto i secondi, con i minuti relegati in questo cerchio. Ora questo conchi è configurabile ovviamente, c'è un tool che vi aiuta a fare questo, diverso da altre configurazioni per quanto riguarda la skin grafica per configurare conchi. Ve lo farò vedere. Andiamo a guardare questa distribuzione che è basata su un LTS, quindi il 14.4.02. Il menu è il Whisker menu. Come vedete, le icone graficamente sono un po' prese da Windows 8. Nei preferiti abbiamo il browser che è il Firefox, Thunderbird Mail, Pidgin, Messenger, Audacious, Great Little Radio Player, che poi ve lo farò vedere, Ubuntu Software Center, il file manager, per la vostra home. E poi il setting manager, che è il pannello di controllo in questo caso. Sono su una chiavetta in live, quindi praticamente ancora non è installato il sistema operativo. L'ho installato sul mio netbook, quindi quello più piccolo, qua siamo su un notebook, e devo dire che funziona bene, anche se consideriamo che alla fin fine è sempre Xubuntu, quindi già Xubuntu funzionava bene prima, quindi non è solo una remix in questo caso di Xubuntu, anche se fatta mascherata abbastanza bene, perché insomma l'avvio è praticamente diverso da Xubuntu, insomma già si vede la scritta CentOS, e quindi andiamo avanti nella descrizione di questo sistema operativo, che diciamo, c'è un'opportunità di essere user friendly per chi ovviamente viene da Windows. Però devo dire che non mi dispiace la grafica di Windows 8. Se proprio dovessi usare Windows 8 sarei un po' infelice, perché quel miscuglio che è stato fatto con il metro, insomma, tutta questa cosa qua, a parte il fatto che Windows, insomma, non è cosa mia. Però graficamente devo dire che Redmond ha fatto una bella grafica. Allora andiamo a vedere il sistema operativo. Qua come icone ci sono delle icone inserite nella scrivania, quindi dei lanciatori. Perché su XFCE si creano dei lanciatori con l'associazione appunto del programma. C'è l'SOS Style Changer, che è questo di qua, me lo apro, e vi dà l'opportunità di cambiare tema oppure di configurare il conchi. Ad esempio il conchi, posso cambiarlo, questo è il settore conchi. Qua siamo su Standard Conchi, possiamo inserire Minimal Clock, Infobar, qua no Conchi, andiamo a vedere questo di qua, e c'è lo Standard Conchi che è questo,
Minimal clock è quello che c'è inizialmente, questo di qua, e poi infobar che vi indica appunto la CPU, la RAM, la situazione del vostro HDD, quindi il vostro disco fisso, e poi il segnale di internet. Andiamo a inserire minimal clock, facciamo applica. E qua c'è il tema, che sì, ci sono tante soluzioni per quanto riguarda il tema. Qua siamo su Charlotte Blue, e poi possiamo anche fare una customizzazione personale, ce n'è tante customizzazioni da poter applicare. E andiamo su Charlotte OS Custom Theme, qua siamo su Airlet, poi Ambience. Già vi dà l'anteprima, se non erro qua. No, non vi dà l'anteprima. Come vedete, ci sono tanti temi: orange, pink, silver, red. Ha solo cambiato praticamente l'aspetto come anteprima, non cambia niente. Applichiamo il silver. Ecco, il silver sarebbe questo, che è l'argento in inglese. Applichiamo il red. Ecco, vedete, è cambiato un po' l'aspetto a parte il pannello, non so perché non è cambiato. Ah, c'è il pannello, anche il pannello. E andiamo sul tema, e cambia anche il pannello con il tema. Ecco qua. Questo vi fa vedere che io sto solo visionando ora questo sistema operativo. Quindi dovete attivare panel, quindi il pannello, per renderlo trasparente, standard, oppure con il suo, diciamo, abbinato al tema del momento. Allora, lasciamolo così. E le icone, ecco, potete cambiarle, square. C'è un po' di cambiamento repentino, e queste sono le icone square, Windows like. Applichiamo anche questo. Come vedete, c'è una customizzazione del tema abbastanza notevole. Ecco, qua sono cambiate un po' tutte le icone. Queste somigliano più che altro a Windows 7 oppure Windows XP. Ritorniamo alle icone di prima. Emerald Light, se non erro, sì, Emerald Light, e continuiamo a visualizzare a scoprire questo sistema operativo, che me ne hanno parlato tanto bene. Io uso Xubuntu, però molte cose le ho prese da qua, o l'ho apprese da qua, perché guardando alcune impostazioni ho capito come impostare il mio Xubuntu e far renderlo quasi uguale a questo Charlotte OS, che ha delle soluzioni veramente notevoli. Quindi usciamo da Style Changer, quindi abbiamo visto il tema, come si cambia, poi il Conchi. Vabbè, usciamo da Charlotte OS Style Changer. Il cestino è sotto forma di cartella come icona. Questo è il cestino. Come vedete, è stato scelto una grandezza large per quanto riguarda l'icona, quindi è tutto large. Questo vi consente magari in un netbook di evitare di sforzare la vista. Insomma, ovviamente chiunque può impostare sul large l'icona, anche su un Ubuntu, ovviamente. Però in questo caso è stato impostato già così con la ISO. E abbiamo la home, qua c'è l'installazione, e poi setting manager, che è tutto e per tutto quello che sente a Xubuntu. E come vedete, c'è Charlotte OS Style Changer inserito anche nel pannello di controllo, quindi in setting. Vabbè, qua c'è l'iLook setting, che consente di non far spegnere o spegnere per qualche, cioè,
per un arco di tempo di spegnere, quindi mettere un po' in stand-by il vostro sistema operativo. Vabbè, questo lo conoscete tutti, c'è il pannello di controllo del Silex FC. Come programmi andiamo io salto sempre accessori perché è una cosa inutile, ovviamente andare a guardare. Ci sono dei giochi già preinstallati, Play on Linux, che è una suite di giochi, poi c'è Asleriot Solitaire e poi 2048. Graficamente abbiamo GIMP come editor d'immagine, ristretto per visualizzare l'immagine che io apprezzo molto, che è anche su Ubuntu. E Simple Scan, che secondo me è il miglior programma per scannerizzare con il vostro scanner i vostri documenti. Ho provato il programma di scannerizzazione di Kubuntu, cioè di KDE, ma secondo me non è all'altezza di Simple Scan. Internet abbiamo il Firefox per navigare, poi c'è questa chicca che è il Great Little Radio Player, ve la faccio vedere. Sperando che si apra mentre faccio il filmato. Dovrebbe essere già aperto. Ecco qua. Allora, praticamente Great Little Radio Player ha praticamente memorizzato 400, come potete leggere, 483 stazioni già memorizzate, con alcune stazioni inserite in preferiti, che potete farlo anche voi in setting. Quindi setting, potete inserire una nuova stazione, importa, esporta, e qua insomma, mettere in preferito. E come vedete qua vi visualizza tutti i preferiti e devo dire che funziona abbastanza bene. Ora magari, e poi ci sono anche le nazioni che potete, qua ci sono le varie sezioni di musica. Vediamo dove si trova. Ecco, scegli tra i paesi e quindi andiamo a scegliere l'Italia. Ecco, Italy. Ci sono 14 stazioni già praticamente selezionate. Andiamo a 105 House. Ci dice di aspettare un attimo. Qua c'è il volume del Great Little Radio Player. Ecco, ancora aspettiamo. Posso dire che fuori dal video funzionerà benissimo. Cambiamo radio. Niente, comunque, forse perché sto facendo il video. Comunque, potete inserire anche posso giurare che funzionava bene. Potete inserire anche del tipo, che so, Radio 24 o qualche altra radio, Radio 104, insomma, tutte quelle 4 voi potete inserire e quindi farvi magari eliminare tutte quelle radio americane che non c'entrano niente con noi italiani. Comunque. E qua c'è Charlotte Web Site, che praticamente riporta la home page di Charlotte OS. Home page in cui vi dà la possibilità, dove avete la possibilità di poter scaricare i vari temi, le icone, insomma tutto quello che riguarda ChatOS, e vi dà anche delle indicazioni per le app consigliate appunto da chi ha, vediamo se prende, da chi, facciamo una disconnessione, da chi ha formulato appunto Charlotte OS. Vediamo se si riconnette. Ecco qua, try again. Ecco qua, questo sarebbe il sito di Charlotte OS, dove potete applicare il download, screenshot e tutto via dicendo. Qua vi raccomandano delle apps, vi raccomandano WPS Office, che è il Kingsoft Office, vi dà la possibilità di scaricarlo. È una sorta di Office della Microsoft, un po' diciamo
una copia, ecco, di questo di qua, Popcorn Time, che in streaming vi fa vedere dei film, insomma. E qua ci sono altri programmi, insomma, che potete scaricare anche i wallpaper scelte per voi. E poi c'è Microsoft Online Apps, che potete anche utilizzare con ShadowOS in alto. Andiamo nell'home page, About Authors, andiamo qua. L'autore di ShadowOS è questo personaggio, fatto il progetto, e Dejan Petrovic, vi lascio immaginare da dove provengo. È uno slavo, ovviamente, Dejan Petrovic, che ha fatto un ottimo lavoro. E qua il progetto, quindi ShadowOS, Little Radio Player, Get a Little Book Self, Book Self, scusate. Dunque, su e qua vi dà il software preinstallato, quindi che cos'è ShadowOS, come vedete su Ubuntu 14.4.2 LTS. E qua vi dà un po' tutto. Come avete visto, l'Office non è installato, ma vi consiglio di installare King's Office, oppure all'interno, come volete, voi potete mettere LibreOffice, come ho fatto io con il mio, su Ubuntu. E qua vi dà alcune cose installate. Dunque, Office c'è solo dizionario, document, review, get a little book self, e poi potete inserire una vostra suite Office. Multimedia, AudioSus, Audio Recorder, Brasero, Cheese, VLC Media Player già installato, Pulse Audio e Control, GDebi, Package Installer, Synaptic già installato, Gparted, Ubuntu Software Center, Wine, cioè quindi Wine, Windows Wireless, e poi ci sono varie soluzioni per le ISO, quindi USB Formatter, USB Image Writer, Startup Disk Creator, quindi potete creare anche una chiavetta portabile. Dunque, siamo sempre raccomandati, e quindi in questo sito, navigando su questo sito, potete anche installare il tema, quindi scaricare con dei pacchetti in deb il tema, le icone e tutto il resto. Ora non ricordo esattamente qual è la pagina del sito, neanche per perdere tempo. E come ho fatto io, che ho praticamente installato tutti i vari componenti nel mio Xubuntu, che somiglia moltissimo a ShadowOS. Qua nel pannello sono stati inseriti il terminale, che cliccando sopra vi dà anche altre soluzioni, quindi Catfish per cercare i file. Poi c'è il System Monitor, che è questo di qua. Momento non si apre. E poi sempre Setting Manager, che è questo di qua. Andiamo ad aprire il monitor, non so perché sono in live, in questo momento non va. Comunque, ripeto, installando funziona tutto. Ovviamente io, essendo in live, non posso dire che non funziona una cosa, perché la live lascio un po' a desiderare, lascio un po' il tempo che trovo. Allora andiamo a cercare, scusate, kill system monitor, quindi kill. Andiamo a vedere con qua.
Niente da fare, niente da fare. Vabbè, faccio vedere il file manager, che è ovviamente il tuner, che è questa versione di qua. Come vedete, tutto, le icone sono tutte in, diciamo che la cartella si apre in gigantografia, quindi tutto allo schermo. Per questo dico che è adatto per i netbook come configurazione grafica. E poi ci sono le varie cartelle, che sono queste di qua. Vado di nuovo in Setting Manager. Andiamo in apparenza, che si vede forse meglio quello che voglio dire io. Come vedete, ci sono lo stile del momento in Zone Color Red, Zone Color extra Facebook. Cambiamo di nuovo tema. Come icone, in questo momento siamo su Charlotte Emerald Light. Poi ci sono anche Win 2.7, che è una sorta di XP, come vedete qua, o Windows 7, ma potete scegliere anche elementare come XFCE. E poi GNOME, Humanity, che sarebbe quelle che si usano, le icone che si usano per Ubuntu. Andiamo in All Setting, ho cambiato un po' tutto. E niente, questo è il pannello di controllo. Ritorniamo su quello di prima. Dunque, come icone, andiamo come icone Emerald. Allora, come soluzione, ecco qua, ho chiuso praticamente il Conky, andiamo a vedere. Standard. Allora, devo dire che in live non mi sta funzionando tanto bene, ecco, lo devo dire, ve ne siete accorti anche voi. Insomma, in live non sta funzionando un granché, però provate a installarlo, perché installandolo poi tutti questi bug che state vedendo non ci saranno. Niente, posso dirvi che è una soluzione grafica perfetta. Chi viene da Windows 7 si trova benissimo, devo dire. La base XFCE è il massimo che secondo me si può trovare per quanto riguarda GNU Linux come ambiente grafico. L'anno scorso ha vinto il premio come migliore ambiente grafico insieme a LXDE, e quindi questo la dice tutta, insomma. Ho provato GNOME Shell e altri DE, anche KDE, però poi sono ritornato su XFCE. Charlotte OS non fa altro che ricalcare il successo di questo ambiente grafico con delle soluzioni che sono abbastanza buone, sono indovinate come soluzione. Complimenti a Dejan Petrovic, se mi ricordo bene, che ha formulato questo sistema operativo, che non è Remix, ripeto, non è Remix, perché ci sono dei tool che su Ubuntu non vedrete, e quindi secondo me non è una semplice Remix, ma è una vera e propria distribuzione un po' all'elementare OS. Questo è quello che volevo farvi vedere, Charlotte OS LTS, basato su Xubuntu, derivata di Xubuntu, non Remix, derivata di Xubuntu, perché la Remix è molto più semplice, e poi è solo un cambiamento grafico. In questo caso non c'è solo il cambiamento grafico, ma c'è anche mol c'è molto di più. C'è molto di più. C'è GIS già preinstallato, faccio vedere la mia immagine come chiusura finale. Qua ci sono io, ecco, mi metto così perché sono senza maglietta.
al prossimo video, e chiudo perché altrimenti faccio scandalo, al prossimo video, io non so di cosa parlerò, ChatOS, ve lo consiglio, provatelo, magari live come ho fatto io, però non scoraggiatevi per alcune cose che non funzionano, perché dopo l'installazione funziona tutto. Lo raccomando più che altro per i netbook, che si sposano perfettamente con questo sistema operativo, che dà molto visivamente, molto elegante, che consuma pochissime risorse. In questo momento sto consumando praticamente sui 200 mega RAM, quindi praticamente nulla. Se consideriamo che ci sono dei computer, il minimo che c'è in questo momento è 4 giga di RAM, il computer più scarso che trovate in giro. E quindi se considerate sono 200 mega di RAM, insomma, la CPU praticamente non si sforza mai. E niente. Grande distribuzione derivata RISC-Ubuntu. Con soluzione che non ha neanche XUbuntu. Vi faccio vedere magari i wallpaper, scusate, che sono anche quelli da poter scaricare con un pacchetto Deb. Ho scaricato anch'io per l'altro sistema operativo che ci ho installato. Elegantissime anche queste, diciamo monocolore, ecco, monocolore, alcune non sono delle immagini particolari. Però la maggior parte sono monocolore, che vi aiutano a visualizzare il conchi al meglio e le icone che ci sono nella scrivania. Ovviamente potete anche settare a modo vostro, potete eliminare tutte queste icone che vedete qua, e anche lanciatori, che ci sono anche dei lanciatori, e in più anche disattivare il conchi se volete, se vi dà fastidio. Comunque, grande distribuzione, veramente me ne hanno parlato bene, me l'hanno consigliato, devo dire che sono rimasto a bocca aperta e con gli occhi sgranati. Ecco, questo è tutto. Al prossimo video da Salvatore Cottone, a chi mi segue anche senza maglietta. Ciao ciao.